Del tema del clavio. Sì. Ok, pronti? Attento perché il tremolo lo fanno le piccole e tu rispondi, sì sì, pronti ancora dal tremolo, dalla terzina? Sì. Vai. Umberto, ci sei? Su bene, vai. Ci troviamo a Milano presso l'associazione Esagramma in compagnia del maestro Gabriele Rubino che ci illustra quali sono le finalità dell'associazione e soprattutto qual è l'opera meritoria dal punto di vista sia sociale che culturale dell'associazione Esagramma. Grazie e salve a tutti, io sono appunto Gabriele Rubino e ho l'onore di essere il conduttore di questa orchestra così speciale e coordino alcuni settori appunto della Fondazione Sequeri Esagramma. Esagramma è una realtà che è presente sul territorio milanese da più di 30 anni ormai, muove i suoi primi passi alla fine degli anni 70 quando un gruppo di persone accomunate dalla grande passione per la musica e dall'attenzione verso la fragilità, il disagio, hanno pensato di trovare nell'orchestra un contesto in cui permettere a persone che a quel tempo erano molto più in difficoltà di oggi nel trovare degli spazi di responsabilità, dei modi per essere adulti, pensarono insomma di trovare un contesto per esprimere queste esigenze, per dare loro la possibilità di anche uscire allo scoperto, perché il tempo era molto più difficile di oggi. E quindi ebbero l'idea di usare l'orchestra come primo laboratorio, adesso diremmo di inclusione, al tempo la parola inclusione non si usava ancora. Invece ora si usa, è una parola molto importante che è spesso citata e giustamente utilizzata come uno degli obiettivi da raggiungere per integrare davvero le persone con disabilità e non solo, proprio per permettere a ognuno di sentirsi partecipe e attore nelle cose che svolge. Un'orchestra è proprio questa cosa qui, ogni componente dell'orchestra è fondamentale e è importante per il funzionamento dell'orchestra stessa. Tutte le voci dell'orchestra, dal triangolo al timpano, al primo violino, al
al secondo violino, sono importanti, sono fondamentali. Il segreto sta appunto nel trovare un contesto che sia idoneo a mettere in luce le voci di tutti. E questo è il lavoro che fa Esagramma attraverso l'orchestra e la rimodulazione dell'orchestra in una modalità accessibile per tutti, è proprio lo studio e il lavoro che appunto Esagramma fa, è la sfida di Esagramma, rendere l'orchestra accessibile a tutti con gesti semplici ma assolutamente complessi. L'orchestra perché? Perché la musica sinfonica è sufficientemente complessa, cioè non solo mette in gioco le nostre emozioni, ma mette in gioco anche i nostri pensieri. E questa è proprio una dei nodi cruciali che il primo gruppo di Esagramma, appunto, che era guidato da Pierangelo Sequeri, compositore teologo, Licia Sbattella, bioingegnere, psicologa e molti altri amici e studiosi e ricercatori, hanno proprio tenuto bene presente. Cioè la musica attiva dei pensieri, non è solo un lavoro emotivo, ma laddove anche la parola non è, è uno strumento che per qualcuno non è a disposizione, arriva la musica con il suo gioco di relazioni, di suoni, di tensioni, di dialoghi interni, e questo funziona in una musica complessa come quella sinfonica. Anche oggi, ormai non siamo abituati a avere qua le registrazioni, i giornalisti, quindi anche oggi abbiamo Alberto e Valentina a conoscerci, che scrivono per un giornale e anche una rivista online che produrrà un video piccolino per farci conoscere a tutto il mondo. Giusto? Giusto. Bene. E quindi oggi li accogliamo e saranno con noi fino a che potranno. E poi dirò due cose io, gli racconterò alcune cose, e intanto oggi dirige Chiara, perché avete fatto col gruppo da camera un lavoro molto bello sulla conduzione, giusto anche? Vero? Qualcuno di voi sta conducendo, quindi oggi proviamo così, va bene? Ecco, quindi a giudicare dalle vostre facce terrorizzate avete già capito che si condurrà da qui con molta più gente. Bello, oggi è così, dai, fantastico. Ma sì, ma siamo sempre noi, è solo il però non preoccupatevi, perché prima la ripassiamo. Ah, giustamente qui c'è anche il tipo che non dirigo mai perché non ce l'ho mai. Però va bene. C'è anche il gong. Ah, c'è anche il timpano. Cioè, nel senso, c'è il timpano da guardare, di solito io non ce l'ho. C'è il timpanissimo. Va bene, dai. Ci provo. Raccontavi la storia di Esagramma. Dal punto di vista, giustamente tu dicevi, dell'inclusione delle persone con disabilità, e effettivamente un'orchestra è forse uno dei contesti migliori per l'inclusione delle persone con disabilità. Ecco, tu prima mi raccontavi che attraverso la musica e anche attraverso la parola
Voi innanzitutto compite un percorso di riabilitazione di queste persone, di in qualche modo anche per affrontare problemi relazionali, a volte che può essere anche, a mio avviso, in una persona con disabilità, anche la anche persona con disabilità fisica, non solo mentale, la difficoltà di confrontarsi con col mondo esterno, col, per certi versi anche col mondo, diciamo, usiamo una brutta parola, col mondo dei non dotati, ecco, anche se è un termine che non amo, ma per rendere l'idea. Ecco, come funzionano questi percorsi riabilitativi e come funziona la parte di formazione prima di inserire una persona all'interno dell'orchestra? Allora, agli occhi di un partecipante funziona allo stesso modo, perché è sempre un'attività orchestrale e musicale. Vedete qui una stanza che è la stanza dove noi svolgiamo in questo momento, in quest'anno di pandemia, l'attività di musicoterapia orchestrale, che viene chiamato così perché è il primo triennio di base, dove l'accento è un po' più spostato sulla terapia per questo motivo, perché per poter entrare in un gruppo che lavora a livello complesso con la musica, è importante prima sciogliere alcuni nodi dal punto di vista relazionale. E il contesto orchestrale lo permette, questo è il posto giusto per lavorare su alcune dinamiche personali, proprio perché entriamo nella musica in maniera graduale ma estremamente immersiva, cioè è come se ci tuffassimo in un ambiente che è completamente musicale e uno da subito impara a suonare proprio perché il suo amico, il suo educatore che è il musicista esperto lo aiuta, gli mostra subito come suonare, ma durante l'esecuzione del brano, quindi non c'è prima un momento in cui si studia il solfeggio, in cui si studia la pratica musicale slegata dal fare musica, subito ci tuffiamo nell'orchestra e facciamo musica. Nel primo triennio lo facciamo in maniera più graduale, i primi brani sono brani di 3-4 minuti e quindi in un'ora, in 40 minuti adesso di laboratorio suoneremo 5-6 brani. Però poi questi brani diventano sempre più lunghi, sempre più complessi e questo lavoro settimanale ci permette di poter gestire delle musiche sempre più complesse, quindi anche vivere il tempo della musica in maniera diversa, poter sostenere brani sempre più lunghi, sempre più con le mie parti in dialogo con quello del mio compagno musicista, sempre più con dei ruoli diversi all'interno dell'orchestra. I ragazzi provano all'inizio tutti gli strumenti e nell'arco del triennio mettono poi a fuoco quello che sarà il loro strumento preferito. Dopo questo periodo, ecco, tutto questo primo percorso è supportato da un'importante osservazione anche psicopedagogica. L'equipe che lavora con i ragazzi, infatti, è costituita da musicisti, e psicologi, educatori, che tutti loro suonano e tutti loro sono formati alle nostre metodologie attraverso dei corsi di specializzazione che eroghiamo. Finito questo percorso, che è il percorso che diciamo appunto di musicoterapia orchestrale, siccome siamo dell'idea che le terapie non possano continuare per sempre, poi inizia la vera e propria educazione musicale, non perché prima non ci fosse, ma perché l'obiettivo proprio è, diciamo, il focus è proprio più sull'imparare bene lo strumento, che è diventata la nostra passione, la passione di ogni partecipante. E quindi, come visto, si svolgono delle lezioni individuali di strumento con i docenti di strumento, si svolgono delle lezioni in piccolo gruppo in cui apprendiamo anche la notazione musicale, in cui impariamo anche a condurre, come poi appunto forse riusciremo a vedere su in orchestra. E quindi ecco, la musica diventa sempre più un hobby importante, una passione importante che noi appunto viviamo in maniera professionale. Bottini, facciamo un attimo questi pizzicati, come mettiamo insieme le cose. Ok, battuta 5. Re sol. Battuta 5. Solo 5, sì. Già, io ci sono, sì, violoncelli e basso. 3 and 4.
qui hai re, sol, re, sol. Ok? Preparati sul re, col pizzicato. Dai, dai, pizzicato sul re, dito pronto sul re. Ottimo, ok, pronti, via. Spill e pizzicati. Guarda Dario, guarda qui. 3 e 4. Da questo punto di vista devo dire che apprezzo tantissimo la capacità di queste persone di mettersi in gioco suonando in un'orchestra, perché personalmente io da giovane strimpellavo il pianoforte, mettiamola così, però l'idea di dover suonare con altre persone in teoria un'orchestra, sinceramente a me personalmente mi metterebbe nel panico, perché vuoi per la responsabilità di non rovinare l'esecuzione di altri, vuoi per il fatto che comunque devi confrontarti con altri, a me sinceramente mi manderebbe nel panico più totale, per cui apprezzo molto il coraggio di questi ragazzi. Se posso, hai proprio toccato un punto nodale, cioè ognuno di noi che entra nell'orchestra vive questa esperienza in maniera molto personale, a prescindere dalle proprie caratteristiche. Questo entrare nell'orchestra è saliente, è emotivamente importante per tutti. È il motivo per cui anche l'orchestra per noi è diventata anche un luogo di formazione, cioè svolgiamo attività anche di team building piuttosto che di conoscenza di sé, proprio grazie alla pratica strumentale, perché mette in luce da subito le caratteristiche di ogni, cioè il comportamento musicale mette in luce queste caratteristiche personali. Il proprio approccio spontaneo agli strumenti ti dice un po' come sei fatto e come sei fatto rispetto agli altri, quindi è vero, ci vuole coraggio, questo coraggio è interessante perché ci accomuna tutti, proprio come dicevo, a prescindere dalle caratteristiche personali, e quindi se hai percepito questo mi fa molto piacere, perché vuol dire che la formula è vincente, nel senso che ognuno di noi nell'orchestra è chiamato a mettersi in gioco, non solo i ragazzi con disabilità, io per primo come conduttore e i miei colleghi come musicisti, che sono un po' più esperti, certo, perché hanno una storia e appunto altre
hanno avuto altre potenzialità per poter approfondire questa esperienza. Quindi ci fa piacere che la nostra orchestra sia da questo punto di vista molto integrata e dal nostro punto di vista è un ottimo laboratorio e un modello vincente di inclusione. Senti, e questo periodo di Covid che immagino che abbia creato anche voi dei problemi come a qualunque altra orchestra al mondo, come lo state affrontando? Allora, da un certo punto di vista siamo anche abbastanza fortunati perché gli ultimi DPCM hanno consentito per fortuna il mantenimento delle attività in presenza per le persone con disabilità. E ovviamente però abbiamo scelto di mantenere un protocollo di sicurezza che garantisse ai ragazzi e a noi e a tutti quelli che frequentano Esagramma una tutela. E quindi abbiamo scelto, la nostra orchestra attualmente conta più di 35 elementi, ma abbiamo scelto per esempio di dividerla in due gruppi in modo da non creare troppo assembramento. Abbiamo scelto di spostare alcune attività da alcune aule ad altre come questa che è piuttosto ampia in modo da areare spesso i locali, da non essere troppo stretti in una stanza. Ci siamo dotati di un triage scrupoloso all'ingresso, insomma tante azioni necessarie, importanti, che però per fortuna in questo momento ci permettono di continuare. Siamo penalizzati ovviamente come tutte le orchestre dal punto di vista dei concerti. Avevamo alcuni appuntamenti importanti a cui tenevamo molto, che purtroppo adesso sono stati rimandati. Avevamo, per citarne uno, un invito a Dortmund in un festival molto importante in Europa di gruppi che lavorano anche con persone con disabilità in programma appunto per settembre, lo scorso settembre, ma è stato appunto rimandato.
e speriamo di poterlo svolgere il prossimo settembre, lo confidiamo veramente, ma ecco appunto, staremo bene. Okay. Pronti? Di aspettare prima Alessandro. Già introdotto tu l'argomento dell'ultima domanda che volevo farti, i vostri progetti per il futuro. Ecco, sui nostri progetti per il futuro, appunto, sperare di continuare a suonare in presenza come orchestra. Ecco, non ho detto che molti dei nostri allievi, per esempio, stanno svolgendo delle lezioni online, come molti altri allievi della scuola italiana e delle scuole di musica, perché appunto abbiamo sperimentato anche questa modalità, ci siamo dovuti reinventare in qualche modo, quindi speriamo nei nostri progetti di rivederli con noi, di suonare di nuovo insieme. Dal punto di vista dell'orchestra, una cosa a cui puntiamo prossimamente è di includere più coetanei dei nostri allievi, quindi coetanei magari che frequentano altre scuole di musica, quindi stabilire delle sinergie con le scuole, le scuole di musica del territorio, in modo da creare un'orchestra che anche a livello di età sia più omogenea. Qual è l'età media dei vostri allievi? Allora, è un po' difficile dirlo perché ci sono, dovrei fare un conto proprio matematico che adesso mi viene un po' complesso, perché abbiamo dei musicisti che sono qui dall'inizio di Esagramma, quindi magari abbiamo anche degli adulti di 50 e più anni. Abbiamo dei ragazzi anche di 10 anni all'interno che però hanno percorso già buona parte del triennio, ovviamente poi dei percorsi successivi di strumento, quindi sono anche molto giovani, però ecco, la sfida è proprio riuscire anche a armonizzare questi due approcci. Quindi diciamo che l'età media, se posso fare una media spannometrica, direi che è appunto attorno ai 24 anni. E puntiamo però appunto a integrare con musicisti anche di altre scuole, perché questo è proprio l'inclusione, per cui è importante che loro vedano anche dei coetanei che non sono percepiti come l'insegnante, ma come amici musicisti che suonano insieme, e per loro già è così, perché noi comunque sì, siamo i docenti esperti, però abbiamo un rapporto nell'orchestra molto anche amichevole, perché insieme abbiamo condiviso esperienze bellissime, dall'andare a Washington a suonare, dai 4 giorni andata e ritorno, a condividere ore di pullman per le trasferte, condividere concerti importanti, quindi diciamo che c'è un vissuto comune che va anche oltre l'esperienza della prova e del concerto, e che quindi come tale è un vissuto proprio di vita adulta, no? Da condividere, molto importante. Certo. E per quanto riguarda invece le altre attività, che sono quelle
come dire, invece da proprio il percorso in musicoterapia orchestrale, speriamo anche in quel caso di poter riaccogliere altre persone che purtroppo in questo momento per vari motivi non hanno più potuto continuare, e invece puntiamo anche ad approfondire il lavoro che svolgiamo con invece la multimedialità, perché abbiamo inserito parallelamente all'attività di musica anche un lavoro di narrativa multimediale in cui i ragazzi anche qualcuno che ha frequentato i nostri corsi musicali, poi ha iniziato a raccontare delle storie attraverso dei software multimediali e creando insieme degli audiolibri, no? Audiolibri piuttosto che anche radiodrammi, insomma utilizzando la voce che prima nell'orchestra non era utilizzata. Ci sarebbero molti altri progetti, poi insomma ecco, l'idea che la cosa a cui puntiamo attualmente è proprio riuscire a radicarci molto bene nel territorio per riuscire a essere un punto di riferimento anche dal punto di vista del modello che presentiamo. Il MIUR attualmente ha posto per fortuna con molta gioia da parte nostra l'attenzione sulla nostra sull'approccio esagramma e ha preso in considerazione appunto la modalità di inclusione che portiamo avanti nella pratica musicale, non solo per proporla anche e l'ha presa in considerazione come strategia da riportare anche nelle scuole. Quindi ecco, speriamo molto che questo approccio venga condiviso anche in un orizzonte più ampio. Benissimo, direi che l'intervista è stata assolutamente soddisfacente, per cui ringraziamo ancora una volta il maestro Gabriele Rubino e tutti gli amici di Esagramma per la loro disponibilità e per averci ospitato così cordialmente. Grazie a voi. E vi saluto, alla prossima.